Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di MotoExcape. Oggi siamo in aperta campagna dove siamo venuti a fare un pochino di enduro, un pochino neanche tanto perché ormai sono 3 ore che giriamo e dopo 3 ore di strade, sterrati, mulattiere e tanti ostacoli facciamo una breve recensione della Vietor 2.3. Casco di Airo, soprattutto casco realizzato in collaborazione con Antonio Cairoli. Un primo pregio, diciamo, della famiglia Locatelli è quello di utilizzare i propri piloti non solo per una questione di immagine, ma anche proprio per lo sviluppo dei prodotti. Infatti Antonio usa esattamente questo casco. Ovviamente lui ha la sua colorazione racing, le cambia anche durante l'anno, ma visto che loro sono soggetti a prendere diverse testate e gliene devono quindi fornire non pochi durante l'anno, hanno deciso di commercializzare proprio il casco che usa Antonio. Partendo quindi da quelli che sono i materiali di costruzione, in questo caso abbiamo carbonio e Kevlar per un peso totale di circa 1040 grammi, quindi veramente leggero. Infatti sì, cioè, se lo prendete in mano quando andate a vederlo ve ne accorgerete che è leggerissimo. Questo non vuol dire che sia un casco poco sicuro, anzi la fibra di carbonio e di Kevlar lo rendono veramente resistente. Oltre alle fibre di carbonio e di Kevlar c'è la MSS, che è l'Airo Multifunctional Safety System, ovvero praticamente sono degli spessori in silicone tra le due calotte che permettono non solo di ammortizzare gli urti ma anche e soprattutto quello di assecondare le torsioni, quindi evitare che eventuali torsioni della testa all'interno del casco possano causare ulteriori traumi. È veramente leggero, in testa io ce l'ho avuto per 3 ore, praticamente era come non averlo, ma non solo per il peso ma anche per la conformazione interna, perché è stato fresco, non abbiamo sudato particolarmente, abbiamo sentito appunto l'aria che circolare all'interno del casco e soprattutto la calotta non ha esercitato nessuna pressione particolare intorno alla testa, nessun fastidio, nessun diciamo, ma neanche quella sensazione del tipo adesso mi fermo e non vedo l'ora di levarmi il casco. No, l'abbiamo usato per 3 ore, quando ce lo siamo levati, devo dire la verità, stavamo veramente bene e oggi lo useremo altre 3 ore e sinceramente la cosa non ci preoccupa affatto. Gli interni tra l'altro sono realizzati con un sistema di guide magnetico, per cui nel momento in cui voi dovete andare a staccare gli interni per lavarli perché sono infangati, impolverati, questi qui si staccano in un secondo ma soprattutto si riattaccano in un attimo senza dover più tribolare su quelle fastidiose linguette che bisognava incastrare, infilare nei punti più strani e si perdeva più tempo a rimontarlo che andare a farsi una giornata di enduro in Liguria. Oltre a questo poi cosa segnaliamo? Beh, gli interni sono anallergici, sono tutti quanti ipertraspiranti, adesso non so se riuscite a vederlo da qua, però appunto ci sono un sacco di microfori dove far respirare la pelle. Tra l'altro i guanciali sono ammovibili con il sistema di sicurezza, per cui in caso di incidente, speriamo proprio di no, ma in ogni caso se qualcuno vi deve sfilare il casco leva prima i guanciali da questi segnettini rossi e così si evitano movimenti strani della testa durante la rimozione del casco. Oltre a questo segnaliamo tra l'altro molto carino i passanti per l'hydrobag, quindi per il camelback, per il vostro sistema di idratazione. Potete scegliere se montarlo a destra o a sinistra, quindi lo avrete direttamente a portata di bocca. La visiera è all'interno della scatola dell'Airo, oltre a una bellissima valigetta per il trasporto, troverete anche una prolunga per la visiera e i tappi per le prese d'aria, sì, perché è una delle poche ditte l'Airo che crea appunto le coperture per le prese d'aria, in modo che se dovete allenarvi d'inverno non vi gelate la testa o metti che piove, potete tappare le prese d'aria e rimanere con la testa asciutta. È un casco fantastico, sinceramente non mi sembra il caso di dilungarmi su dettagli tecnici che troverete tranquillamente sul sito di Airo. Tra l'altro quest'anno hanno fatto anche la Vietor Race, che è la versione di fascia di prezzo leggermente inferiore, perché è realizzato appunto con una fibra diversa dal carbonio e dal Kevlar, ma che è altrettanto valido come casco. Quindi ragazzi, non so, andatela a provare, mettetevelo in testa, state anche magari una mezz'ora dentro al negozio e vi renderete conto che è un gran casco. Noi adesso ce lo rimettiamo in testa e torniamo a girare. Ciao, alla prossima!